Benvenuti in un nuovo video, scusatemi le mie condizioni da cadaverino, ma raga comunque sto in casa quindi mi sono messa giusto un po' di brace e poi ho le luci sparaflesciate. Oggi siamo qui per il progetto smaltimento prodotti. Allora, doveva terminare il 20 marzo, solo che c'è una variazione. Io praticamente ho finito quasi tutti i prodotti che comunque stavano nel progetto smaltimento. Applausi, applausi, applausi. Cioè, raga. Finalmente li ho smaltiti. Ovviamente gli unici due prodotti, anzi uno solo non sono riuscita a smaltirlo e un altro sta quasi per finire. Un'altra volta che lo utilizzo ed è finito. Allora, io inizierei subito. Lei l'ho smaltita, è la farina d'avena Don Raffaello. Io questa qui vi ripeto, non l'ho messa nel progetto smaltimento prodotti perché non mi piaceva, ma per il semplice motivo che era buona, ma raga, dovevo smaltirla e i dolci venivano una bomba, buonissima, sentiva proprio di cocco. Poi fece una combo lei con lo yogurt a cocco e il burro d'arachidi dentro. Meraviglia, meraviglia. Poi ho finito i due burri. Super super finiti. Questo qui è quella di Prozis Organic Peanut Butter e quest'altro qui è il Peanut Butter Smoothie. Smooth. Vabbè, raga, quello lì liscio. Sapete che io mi trovo bene con i burri di Prozis, solo che raga, era rimasto poi chi ha visto già il video scorso già lo so, perciò raga, non perdetevi mai i video se vi piace questa tipologia. Praticamente era in tutte e due, era rimasto comunque, era avanzato il fondo, che si sa che il fondo è sempre un po' più duretto, e quindi non lo usavo, l'ho lasciata lì nel mobile per mesi, 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 mesi. Cioè no, basta, devo smaltirlo. Poi ho finito. Aspettate, la gamma c'era. No, ok, quello. Vabbè, non so perché mi ricordavo una cosa per un'altra. Allora, Oatmeal, questa qui pistacchio, che poi hanno scritto pistacchio. Vabbè, della Daily Life, questa è orribile. Infatti, usata per fare il dolce, quando ho visto il fondo io piangevo. E quest'altra qui, orribile, di MGO. Questa è giusto una volta l'ho usata, poi è finita subito perché era tipo, era pochissima dentro. Gusto Unicorn, non l'acquistate perché è orribile, cioè raga, veramente non si possono mangiare queste farine di MGO. E andiamo avanti con ovviamente il prossimo progetto smaltimento prodotti. Allora, questa faceva parte sempre dello scorso video ed è le Isoway Zero della Biotech USA gusto cookies and cream. Io vi faccio vedere anche la foto a confronto. Bene, bene, bene. Sono un guacchierete tutte. Non so se potete vedere, ma è quasi finita. Uno massimo due utilizzi ed è finita. Quindi, ovviamente, la inserisco di nuovo perché la devo finire. Poi vado ad aggiungere in quest'altro progetto smaltimento come farina questa qui, ma non perché non mi piace, ma per il semplice motivo che comunque sta aperta già da un bel po'. Ieri ho fatto un esperimento con la zucca e sinceramente non mi ha fatto impazzire, però lei io la amo, si sentiva un profumo di cioccolato, però è stata anche colpa di mamma perché ha staccato il forno prima e quindi non l'ha fatta cuocere bene, ma vabbè, la devo riprovare. Comunque era un profumo questa e quindi è inutile perché stava lì. Io poi voglio aprire anche altre farine, ho ordinato tante farine nuove, voglio provarle, quindi ho deciso di almeno smaltirla, così poi non ho più nessuna farina aromatizzata aperta, così da aprire tutte le altre e provarle. E poi ragazzi, se qualche farina non mi piacerà, ritornerò qui nel progetto smaltimento. Quindi per il momento ho inserito questa da fare comunque il dolce a combo con le proteine, buonissima, però raga, devo smaltirla perché comunque è troppo tempo aperta. No, perché l'ho accantonata un po' nel provare altre cose, poi mi piacciono altre cose, l'abbandono, poi la riprendo, succede un po' così, oh. E poi raga, ho voluto mettere anche. Ah, giusto, vi devo far vedere prima questa. Rieccola.
è ritornata tra noi. Questa l'avete vista anche nel vecchio video progetto smaltimento prodotti. Raga, io non la riesco ad utilizzare, ce la portiamo anche in questo mese a stento. Ho usato 40 grammi per fare un esperimento, ma no. Raga, ditemi voi che ci fate, come devo utilizzarla, perché è troppo troppo forte, troppo troppo forte. Ma che è oggi? O la mischio con tipo la farina naturale, non lo so, devo ingermare e fare qualcosa, raga, perché non saprei. Mo ci faccio una base per pizza, non lo so, raga, mo mi metto un po' con mia mamma, forse una sera rifacciamo la pizza, facciamo un po' così, un po' di questa, un po' di quella, la mischiamo, vediamo un po', raga, perché io la devo smaltire, sinceramente non ce la faccio più ad averla davanti agli occhi. Poi ho voluto aggiungere un altro barattolo di proteine, questo è l'ultimo, per questo motivo ho detto quando finirà, perciò voglio aprire altro così da aggiungerla nel progetto smaltimento, e così da smaltire queste proteine, perché io non le riesco proprio a bere, però nei dolci mi piacciono, e queste gusto vaniglia. E poi abbiamo concluso con lo smaltimento delle proteine per il momento, ed è sempre della Biotech USA Easy Way Zero. Questo è proprio pieno. Poi un altro burro, e questo è l'ultimo burro che è rimasto, solo il fondo, eccolo qui. Oh. Questo qui è peanut butter al cioccolato. Questo è buonissimo, però raga, di nuovo il fondo. Questa è la seconda confezione, perché la prima proprio l'ho smaltita tutta, perché la prima è estate, quindi era sempre sempre liquida. Sempre di Prodis, molto buono. Però raga, non ce la faccio più a vedere un mobile, ma che è oggi? Ma perché mi impappino? Un mobile pieno di barattolini metà o farine metà o basta. Quindi raga, secondo me questa è un'ottima alternativa, questi video smaltimento, perché io so che devo fare il video, dico no, non lo devo consumarlo, non lo devo smaltirlo. E poi per ultima cosa, due sciroppi zero. Questo si è proprio fatto tipo gelatino, ai schifo. Allora, raga, ho pensato, i miei dolci, cioè, tra poco la mia frenna mi caccerà fuori, la mia famiglia. Allora, questo è lo zero tipo miele e sciroppo, diciamo prima di dire così, di Prodis. Io li odio, non mi piace, questo non mi piace per niente, infatti io prima li utilizzavo un po' nello yogurt oppure per dolcificare il cacao amaro, però questo qui lo voglio utilizzare per i dolci, quindi lo inserirò un po' nei dolci, vedrò un po'. Stessa cosa lui, che è lo zero chocolate sciroppo. Allora lui mi piace, che è lo sciroppo al cioccolato zero, però solo suo. Che vi devo dire, tipo mi faccio il gelato io un po' sopra come topping, con lo yogurt, però più di quello no. Quindi ho deciso, lo mettiamo un po' nei dolci, o farò tipo un dolce con voglio fare tipo un dolce con farina d'avena naturale, con un po' di cacao, e ci metto tipo un 50 o un 60 ml di questo, così consumiamo un po', gli diamo quel tocco in più. E quindi niente raga, questo è il mio progetto smaltimento. Io adesso vado a fare le foto, così io vi inserisco tutto. Scusatemi se mi sono un po' impappinata in questo video, scusatemi le condizioni, ma non so perché, o perché mi sono appena finita di allenare, quindi stavo un po' così, io sto anche un po' correndo, perché sto intrecciando tutto, voi dite, guarda, in tutto sto tempo a disposizione che sta a casa, ma sì raga, sto intrecciando tutto, perché le cose da fare sono tante, e quindi poi tra poco inizia anche un cartone su Rai 1 o sul 5, adesso non mi ricordo neanche il nome, perché me l'ha detto mia sorella, ha detto muoviamoci ad allenare, si è allenata pure lei, è morta, perché ci vediamo questo cartone. Infatti state collegati sempre su Mediaset Rai il pomeriggio, perché fanno tanti film della Disney, e vi ricordo, per chi non lo sa, guardate un po' sui canali, non mi ricordo se sul 5 o sul Rai 1 o Rai 2, però questi canali qui, sfogliateli, se vi piace Harry Potter, ma penso che già lo sapete, lunedì sera faranno qualche puntata. E niente, a me non piace, cioè non mi fa impazzire, però mi metterò vicino alla televisione e chi se ne frega. Quindi niente raga, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!